Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Quello che inizia oggi è un percorso per insegnare a tutti coloro che non ne sanno nulla la programmazione di torni a controllo numerico. È un corso che porterà chi lo segue a essere completamente autonomo nella programmazione tramite linguaggio ISO a due assi, quindi X e Z pura tornitura e eventualmente anche con l'utilizzo degli utensili motorizzati asse C. Mi rivolgo a chi vuole iniziare o comunque chi ha già cominciato a fare il lavoro di tornitore in officina meccanica e vuole diventare autonomo e crescere, e agli istituti tecnici, cioè a quei ragazzi che stanno facendo un percorso formativo che gli porterà a lavorare nel settore delle lavorazioni meccaniche. Quindi partiremo dalle basi, gli assi cartesiani, gli zeri macchina, i codici IM, G, concetto di velocità di taglio, giri fissi, avanzamento in millimetri al minuto piuttosto che in millimetri al giro, macro istruzioni, filettature, sgrossature, origini, sottoprogrammi, per arrivare poi all'utilizzo anche degli utensili motorizzati. Gli strumenti che utilizzerò all'interno di questo corso, uno ed è il mio preferito, lo vedete alle mie spalle, la buona e vecchia lavagna. Dopodiché, quello che vedete è un software scaricabile dal sito EMCO, produttore di macchine utensili, si chiama WinNC for FANUC. Questo software è esattamente, manca qualche cosina, ma resta sempre un software uguale al CNC, il 31 ITD della FANUC. Tenete conto che dal momento in cui lo scaricate avete 30 giorni per esercitarvi, dopodiché o cacciate fuori i soldini e non sono pochi, o non funziona più. Però per iniziare va bene, se avete due PC in casa potete installarlo due volte perché ovviamente non è legato a un'email ma a un singolo PC, per cui se avete il PC vostro, il PC della figlia o della sorella potete momentaneamente installarlo prima sul vostro, poi se non avete finito il corso anche su quello della sorella, della mamma, del papà o del figlio a seconda di quanti anni avete, spero per voi che siete molto giovani in modo tale che abbiate davanti una vita per imparare, e riutilizzarlo per altri 30 giorni. E FANUC è uno dei controlli che nel bene e nel male è più facile trovare nelle officine meccaniche. Altro software che andremo ad utilizzare è questo, che invece è completamente scaricabile, è gratuitamente scaricabile dal sito della Sinumeric. Si chiama Sinutrain, contiene ShopTurn che è un CAD/CAM che magari approfondiremo, ma sul mio canale troverete poi, una volta che avete imparato l'ISO, che è più importante, tutto quello che riguarda anche questo software che io adoro sinceramente. Quindi andate sul sito Siemens, scrivete download Sinutrain, vi registrate, date la mail gratuitamente, avrete questo software, caricherete la versione Demo Late che è già un tornio con asse C con tutte le funzioni che servono. Lo utilizzeremo poco questo, lo utilizzeremo perché ha una buona grafica e per la programmazione diretta, perché purtroppo non ci sono le macro istruzioni o quantomeno io sul PC non riesco a farle funzionare, quindi utilizzeremo il FANUC per le macro istruzioni. Quindi procuratevi questi software e poi cominciate a seguirmi. Questo breve video voleva solo essere un'introduzione. Spero di avervi incuriosito, ma soprattutto spero di essere all'altezza del compito che mi sono prefissato, cioè insegnare qualcosa a qualcuno. Non è facile, e vediamo. Vediamo se ci posso riuscire. Grazie intanto per avermi seguito in questa prima introduzione e vi aspetto con i prossimi più succosi video che ovviamente riguarderanno il come ci si muove all'interno degli assi cartesiani. Buona giornata!